Trapani, i controlli dei carabinieri scattano arresto, tre persone denunciate per guida senza patente. Trapani, eseguiti vari arresti in città dalla polizia per svariati reati nell'ultima settimana. Mazara, con nitrati a tonnellate a Trasmazzaro, valori ancora sopra i limiti di legge. Mazara, chiusura a Ponte Arena, domani il sindaco incontra una delegazione del comitato Bocca Arena. Calcio, il Mazara stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia d'Eccellenza. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, apriamo con la cronaca. Un incidente mortale si è verificato ieri sulla strada provinciale 81 per Triscina a Castelvetrano. A perdere la vita è stata una donna mentre un uomo è rimasto ferito. I due, marito e moglie, viaggiavano su un'auto che è andata a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito. Controlli dei carabinieri a Trapani, un 73enne è stato arrestato, sono scattate anche alcune denunce, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani, nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio eseguiti nei giorni scorsi, hanno denunciato tre persone accusate di guida senza patente. I carabinieri hanno inoltre sottoposto ai domiciliari un uomo condannato per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Per quanto riguarda le denunce, un 22enne di San Vito Lo Capo si trovava alla guida della propria auto ubriaco, mentre un 46enne residente a Paceco è stato sorpreso alla guida di un motorino sprovvisto di patente di guida. Quest'ultimo inoltre è stato segnalato alla prefettura per uso personale di droga a causa del possesso di mezzo grammo di cocaina. Un 46enne di Missiriscemi è stato denunciato invece per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo sottoposto ad accertamenti sanitari in seguito a un incidente stradale è risultato positivo alla cocaina. A Trapani i carabinieri di Borgo Annunziato hanno arrestato un 73enne in esecuzione di una ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. L'uomo, a seguito di una sentenza di condanna, deve scontare 4 mesi presso la propria abitazione in quanto ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, fatti accaduti a Trapani nel 2016. I poliziotti della Questura di Trapani e dei commissariati della provincia hanno concluso la consegna agli alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'agenda scolastica di educazione alla legalità, Il mio diario. Il progetto, giunto all'ottava edizione, realizzato dalla Polizia in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e il sostegno del Ministero dell'Economia. Attraverso l'utilizzo del diario, la Polizia desidera avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità. In provincia in questi giorni centinaia di diari sono stati distribuiti in 7 scuole di Trapani, Erice, Marsala, Mazara, Alcamo, Castellammare del Golfo e Castelvetrano. Il questore ha espresso grande soddisfazione per la buona riuscita dell'iniziativa e ha evidenziato l'importanza del progetto Il mio diario per creare e diffondere sempre di più la cultura della legalità. Ed alcuni arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Trapani. Il servizio. Una serie di arresti sono scattati durante alcuni controlli eseguiti dalla Polizia di Trapani la settimana scorsa. Durante un'attività contro l'immigrazione clandestina, in particolare, sono state arrestate 7 tunisini rientrati clandestinamente in Italia. 3 di loro erano destinatari anche di provvedimenti restrittivi per vari reati. Sono stati raggiunti da misure cautelari poi 2 minorenni, 1 finito in carcere per avere violato gli obblighi di una precedente misura cautelare, il secondo è stato sottoposto ai domiciliari in una comunità per aver rapinato nei giorni scorsi 2 giovani che si trovavano a bordo di uno scooter nel pieno centro storico di Trapani. Sono stati inoltre arrestati un 43enne e un 36enne destinatari di ordine di carcerazione per diversi reati che vanno dalla truffa alla detenzione di armi, allo spaccio di stupefacenti e alla falsificazione di monete. A finire in carcere, infine, un 70enne di Salemi, destinatario di un ordine di carcerazione, in quanto dovrà scontare oltre 9 anni per un cumulo di pene in materia di stupefacenti. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. Pubblicato all'Albo Pretorio Online di Mazara l'avviso del dirigente del terzo settore servizi alla città e le imprese per l'assegnazione in concessione gratuita di beni sottratti alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio comunale per finalità sociali. Si tratta in particolare di 11 beni. Le domande, utilizzando i modelli di istanze di autodichiarazione allegati all'avviso pubblico, devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 11 novembre. Chiusura del Ponte Arena Mazara del Vallo domani mattina alle 10.30 nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti. Il sindaco Salvatore Quinci incontrerà una delegazione ristretta del Comitato dei Cittadini Residenti nel quartiere Bocca Arena per un aggiornamento sulla vicenda e sulle azioni che si intendono attuare. Ricordiamo che il ponte è chiuso al traffico dallo scorso 8 settembre. La direzione aziendale dell'ASP di Trapani ha attivato un servizio di screening con tamponi antigenici rapidi per gli utenti delle isole Egadi non in possesso di Green Pass, attivo a partire da domani, venerdì 15 ottobre. I tamponi verranno eseguiti dai medici di medicina generale nei propri studi e dai medici di guardia medica in servizio sui territori isolani dalle 8 alle 20. Il costo del tampone è di 15 euro, passa per l'ASP da corrispondere prima di accedere alla prestazione tramite bollettino di conto corrente postale. Acqua e nitrati, il Comune di Mazara ha pubblicato i dati aggiornati il servizio. Dopo le sollecitazioni arrivate da più parti ed anche dalla nostra emittente, finalmente sono state pubblicate sul sito internet del Comune di Mazara del Vallo i dati aggiornati relativi all'analisi dell'acqua erogata in città, con particolare riferimento a quella che arriva nelle case dei cittadini di Trasmazzaro e Tonnerella. Gli ultimi dati pubblicati risalivano lo scorso luglio, mentre quelli aggiornati di recente sono stati inseriti sul sito lo scorso 7 ottobre e fanno tutto riferimento a prelievi effettuati in 9 punti della città lo scorso 28 settembre. Ebbene, per quanto riguarda il posto incriminato, cioè il Ramesella 3, il valore dei nitrati resta sempre alto. Nel dettaglio, dal prelievo effettuato il 28 settembre emerge la presenza di ben 83,8 mg litro di nitrati, un valore decisamente più elevato rispetto al limite di 50 stabilito dalla legge. Ben più grave la situazione emersa con il prelievo effettuato in una delle fontanelle presenti sul lungomare Fatamorgana. In questo caso è stato registrato il valore di ben 114 mg litro di nitrati. Dunque, la questione dei nitrati resta sempre presente a quasi un anno dalla ordinanza emessa dal sindaco Salvatore Quinci circa il divieto di utilizzo dell'acqua nella zona del Trasmazzaro di Sdonnerella. Negli altri 7 punti di prelievo, invece, è stata rilevata una presenza di nitrati al di sotto della soglia consentita dalla legge. Ed ora una nota di politica. Nasce a Mazara del Vallo il Circolo Alba Tricolore di Gioventù Nazionale, Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia. Ne dà notizia il presidente provinciale Michele Ritondo. È un passo importante, si legge nella nota, che nella nostra città aggiunge un elemento di confronto sulle tematiche di attualità e di prospettiva nell'immediato futuro. Siamo convinti della necessità di una nuova classe dirigente. La nostra generazione non può stare a guardare dalla finestra allo scorrere del tempo senza che incida da protagonista. Progetti, desideri, coraggio, ambizione, un'occasione da cogliere per chi si sente trascurato da un sistema che non gli appartiene, perché non lo coinvolge e intende attivarsi nella partecipazione, nella militanza. Il riconfermato sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ringrazia quanti lo hanno sostenuto, dandogli fiducia e continuando a credere nella bontà del progetto iniziato 5 anni fa. Nel nome del cambiamento, della trasparenza e legalità, si legge in una nota, a distanza di qualche ora dal nostro storico risultato, voglio ringraziare ancora una volta la mia città e tutte le persone che condividono questo progetto politico, ha dichiarato Surdi. Nei prossimi anni lavorerò con la
mia squadra affinché Alcamo si confermi quale modello di buona politica, di sana amministrazione, di innovazione, di esempio per le nuove generazioni. Il confermato sindaco Surdi oggi pomeriggio verrà ufficialmente proclamato presso il Palazzo di Città di Alcamo alle ore 18. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. A Trapani, ieri presso la Sala Perrera, si è tenuto un incontro in merito all'avanzamento dei lavori presso l'area portuale, al quale hanno partecipato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti. Confermate durante l'incontro l'imminente inaugurazione della nuova stazione marittima, il prossimo dragaggio dei fondali, per il quale l'iter procedurale è ormai completato, ha reso noto il comune trapanese. Il 15 novembre in particolare dovrebbero essere consegnati i lavori della stazione marittima. A breve saranno avviati consolidamente l'adeguamento sismico delle banchine ed è stato già posizionato un impianto di videosorveglianza al porto Peschereccio. Via libera al progetto esecutivo e cantierabile per la realizzazione di un terminal bus presso il lungomare Fata Morgana, area del porto nuovo di Mazara, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro con finanziamento nell'ambito di agenda urbana. Con l'approvazione definitiva del progetto, già inserito nel piano delle opere pubbliche, si attende ora solo il trasferimento dei fondi di finanziamento già deliberati. Si potrà procedere alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, che avranno poi la durata di un anno. Dei 2 milioni di euro di investimento previsto, i lavori a base d'asta saranno di circa 1.615.000 euro. Questione femminile, grande assente nei programmi di sviluppo, da quelli regionali e nazionali a quelli che impegnano risorse europee, fino ad arrivare al piano nazionale di resilienza e ripresa. Su questo tema si terrà oggi a Trapani, nel chiostro di San Domenico, a partire dalle ore 15, una tavola rotonda organizzata dalla CGIL Sicilia e dalla Camera del Lavoro di Trapani. Un flash mob si terrà domenica a Capofeto a Mazara. Il raduno è previsto alle 10.30 presso il beach parking di Tonarella. Alle 11.30 visita e flash mob nell'Oasi. L'evento è organizzato da Legambiente con l'obiettivo di tutelare la biodiversità e proteggere il 30% del territorio del mare entro il 2030. Al via l'Assemblea diocesana di inizio anno associativo dell'Azione Cattolica. Quest'anno il Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica di Mazara volge lo sguardo a tutto campo, incontrando i volti e i sorrisi delle realtà parrocchiali diocesane, e lo fa attraverso l'Assemblea itinerante. Il tour inizierà domani nella Chiesa Madre di Poggioreale e terminerà giovedì 28 presso la Chiesa San Giovanni Battista di Campobello di Mazara. Siamo allo sport calcio. Ieri pomeriggio si sono giocate le partite di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza, che ha visto impegnato il Mazara. I canarini, dopo il 2-0 in casa dell'andata, hanno battuto ieri in trasferta il Castellammare per 2-1, staccando così il pass per i quarti di finale. Le reti del Mazara sono state siglate da Abate e Bulades, quella del Castellammare da Messina. Sentiamo il commento a fine gara di mister Dino Marino. Onestamente hanno fatto una bella partita, hanno dato l'anima in campo, c'è stata una partita giocata da due le parti, nel senso che anche il Castellammare ha fatto la sua partita. Nel primo tempo Castellammare ha giocato bene, poi abbiamo fatto gol e magari loro, non lo so, si sono rilassati e quindi è venuto fuori il secondo gol, poi è venuta giù un'acquazzone terribile. Devo fare complimenti a mister Mione per come fa giocare la squadra. Nei 180 minuti forse meritavano qualcosa in più. La qualificazione ha meritato il Mazara, sono molto sincero, però no, un grandissimo in bocca al lupo a questa squadra
che è una squadra organizzata con un ottimo allenatore e perché no, una grande società. Curiosamente i gol sono arrivati dagli stessi marcatori della partita d'andata, Abate e Bulares. Sì, infatti, di nuovo in gol Abate e Bulares. A me non mi importa se va in gol Bulares o Guayana o Vincenzo Lombardo, l'importante è mettere la palla dentro. Mettendo la palla dentro la partita si vince, siamo tutti contenti, domani ci rimbocchiamo le maniche e andiamo a fare allenamento perché domenica ci aspetta un grandissimo incontro a Mazzara. Un'ultima battuta sulla personalità della squadra che appunto ha mostrato grande carattere anche con l'ingresso di qualche under in campo e quando è rimasta in 10 per l'infortunio di Lombardo. Ma come vedete, non l'ho detta mai questa cosa perché non mi piace piangere sulle situazioni. Questa è una squadra già giovane, sono tutti 2001, 2002, 2003. Io ho due o tre grandi che sono Sami, Lombardo e Genesio, che faccio Genesio da due partite che lo risparmio per domenica. Quindi già sono giovani 7-6. Poi abbiamo cambiato dopo il 2-0 perché la qualificazione già avevamo in tasca. Ho messo altri 3-4 2002, 2003. Anche il portierino ho messo 2004. Quindi che devo dire? Complimenti a questi ragazzi come hanno affrontato la gara e la personalità che hanno messo in campo. Sono veramente contento, speriamo che domenica ci sarà la stessa grinta, la stessa voglia e la stessa determinazione. Intanto, sempre a proposito di eccellenze, il giudice sportivo non ha omologato il risultato della partita disputata domenica scorsa allo stadio Nino Vaccara tra la Mazzarese e Castel Termini, finita con la vittoria degli ospiti per 1-0. La società giallorossa, guidata dal presidente Giampiero Giacalone, ha infatti presentato un ricorso per ottenere la vittoria a tavolino. La decisione verrà presa nei prossimi giorni. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.